parla è l'ispettore Timpson. Mi sto occupando di questo caso. Un crimine senza precedenti per la polizia investigativa di Sydney. Questo fatto di cronaca ha scosso profondamente l'opinione pubblica australiana, anche per il rilievo che la stampa continua a dargli, creando reazioni di curiosità morbosa. Io ne ho abbastanza di stare qui, ispettore. Sì, Tatu. Io non c'entro con questa sporca storia. Una ragazza un po' chiusa, è difficile giudicarla. Ma mi sembra incapace di fare del male. E allora perché hai paura? Qualche volta si è comportata in un modo un po' strano. Non sarà mica un caso di gelosia, no? Non si può mai sapere. Adesso non esagerare. Spiegatemi che cosa hanno fatto a mia figlia. Che cosa le hanno fatto? Le nostre città accolgono gente proveniente da ogni parte del mondo. Immigrati in cerca di lavoro, di tranquillità, che lasciano dietro le spalle tristi realtà, che vogliono rifarsi una vita. Ma qui, con il lavoro, con il benessere, spesso ci si ritrova in una disperata solitudine. Le donne come te sono buone solo per scopare. Hai capito? Dai, vattene. Vattene! Vai! Vai! Via! Tu e il tuo dannato figlio di merda, voglio di affogarmi! Io non tengo niente, hai capito? Pienso a me! Antonio! Niente! Niente! Ti gonfi la testa con queste stronzate! Finché un giorno non ti gonfieranno la pancia! Dai, un verme schifoso! Che cosa hai fatto a quella ragazza? Maiale, che cosa gli hai fatto? Rispondi! Non bisogna farsi prendere dalla fretta di trovare un colpevole. A volte, dietro un dettaglio apparentemente insignificante, si nasconde la verità. E io credo di essere sulla strada giusta. Stasera andrò a un appuntamento con l'assassino della ragazza dal pigiama giallo. Your yellow pyjama, a thing that you wear. Your yellow pyjama and the perfume in your hair. The man that you really wanted and who got away. And then came another, didn't know the way to love her. And you want another, cause you know it's now or never. Because you're a woman.